Buongiorno, oggi abbiamo il piacere di ospitare il senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri, presidente della Fondazione Cannavò, a cui do il mio benvenuto. Salve. Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Senatore, dal 20 al 22 ottobre si terrà Farmacista Più, il congresso dei farmacisti italiani realizzato con il patrocinio di FOFI su iniziativa di Federpharma, Fondazione Cannavò e Utifar e con l'organizzazione Diedra. Ecco, a differenza degli ultimi 2 anni, l'apertura dei lavori dell'edizione di quest'anno si terrà in presenza a Roma e proseguirà poi per i giorni successivi in modalità digitale. Sarà quindi l'occasione anche per fare il punto sull'evoluzione del ruolo del farmacista nell'epoca post-pandemica? Certamente sì, questa nona edizione parte da una riflessione molto semplice che si riferisce al contenuto del rapporto sul coordinamento della finanza pubblica fatta dalla Corte dei Conti, dove è espressamente evidenziata la necessità, addirittura l'urgenza, superata la fase emergenziale per il Covid, di accompagnare un più corretto utilizzo delle strutture di ricovero con il potenziamento di quelle territoriali. Cioè, sostanzialmente il tema di quest'anno è proprio concentrato sulla necessità di rilanciare la sanità territoriale come presupposto, condizione irrinunciabile per ammodernare il nostro servizio sanitario nazionale. Sostanzialmente abbiamo visto durante il Covid una imponente sforbiciata di tutte le attività assistenziali, di liste d'attesa che si sono allungate a dismisura, di abbandono delle cure, perché le strutture ospedaliere erano intasate ed erano intasate soprattutto da codici bianchi, perché sul territorio mancava la risposta. È evidente che quando il cittadino bussa sul territorio, ai distretti, alle strutture territoriali e non trova la risposta, indubbiamente poi finisce con, il recarsi in modo improprio presso le strutture ospedaliere. Ecco, da questo parte il richiamo della Corte dei Conti, sulla, necessità di un energico rilancio della sanità territoriale dove deve darsi la risposta ai bisogni dei cittadini che non hanno esigenze dell'ospedale, hanno bisogno di assistenza per i percorsi relativi alle attività di prevenzione e per piccoli disturbi che certamente non devono e non possono impegnare le strutture ospedaliere. E quindi, come è facile intuire, l'ammodernamento del sistema sanitario deve necessariamente partire dal rilancio della sanità territoriale. Oggi abbiamo il recente decreto 77 che sostanzialmente disegna in modo puntuale e preciso, in attuazione di quanto previsto anche dal PNRR e con stanziamento di risorse anche importanti, una prospettiva che va proprio in questa direzione e proprio da questo noi vogliamo partire, contestualizzando in questo scenario il ruolo che è stato svolto dai farmacisti e dalla farmacia in questi anni che hanno visto, soprattutto nell'ultimo periodo, una attuazione sempre più efficace della famosa legge 69 del 2009 che ha definito la cosiddetta farmacia dei servizi. Ecco, saranno tanti appuntamenti previsti per la 3 giorni, però può segnalare i principali convegni da non perdere. Ma guardi, intanto ecco, ribadisco, questa nona edizione ancora una volta si realizza su iniziativa di Federpharma, Utifar e Fondazione Cannavò con il patrocinio della FOFI. Si tratta della più importante assise di tutti i farmacisti italiani e anche facendo delle valutazioni sugli esiti delle precedenti edizioni, svoltesi in forma digital, abbiamo ritenuto di proseguire con la realizzazione della nona edizione
in modalità da remoto, prevedendo un appuntamento centrale, che è quello relativo alla riunione plenaria, con la presenza di relatori, dei colleghi, e con una diretta streaming, in modo tale da consentire a tutti i farmacisti italiani di potersi collegare. L'evento si realizzerà su iniziativa di Fofi e Federpharma giovedì 20 ottobre. L'accesso all'Hotel Plaza è previsto su invito e naturalmente parteciperanno tutti i presidenti provinciali di Ordine, Federpharma, tutti i relatori, i presidenti di tutte le associazioni che hanno dato un preziosissimo contributo per la definizione di un programma che prevede circa 25-28 convegni e a cui intervengono ben 20 associazioni del pianeta professione farmacista. E quando abbiamo definito questo programma e soprattutto quando abbiamo definito la data di svolgimento di questa nona edizione, non avevamo assolutamente idea che potessimo rimanere orfani di governo. E quindi ci siamo trovati con un governo in scadenza e con un nuovo governo dopo le elezioni che ancora non c'è. E quindi sostanzialmente la riunione plenaria di giovedì 20 ottobre vedrà come protagonisti il presidente di Fofi Andrea Mandelli e di Federpharma Marco Cossolo, che unitamente al presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, professor Brusaferra, al presidente di AIFA, professor Giorgio Palù, si interrogheranno proprio sui temi centrali di questa collegiale, comune aspirazione di dare efficace attuazione a quello che è previsto dal DM77, e lo faremo con i quattro parlamentari che sono stati eletti in queste recentissime consultazioni delle politiche, e che sono Roberto Bagnasco, Marcello Gemmato, il collega Maccari e la collega Schifone. Si tratta di un momento di approfondimento e naturalmente sarà assolutamente utile interpellare da subito i colleghi che hanno una sensibilità maggiore, che hanno già dimostrato particolare attenzione sulle tematiche che la professione mette da tempo in posizione prioritaria nell'agenda degli impegni sia istituzionali che sindacali, e rapportarci inizialmente con loro, in attesa poi che una volta definita la composizione del governo si possa avviare anche, grazie al loro tramite, un rapporto di interlocuzione efficace con il nuovo ministro della salute e con il governo in generale. Segnalo tra gli altri un convegno particolarmente interessante anche per le grosse novità che ci sono e che si svolgerà sabato 22 alle ore 10, anche questo in presenza e con diretta streaming, sulla laurea abilitante e sulla riforma dei curricula universitari del farmacista. Veda, i colleghi tutti, quelli che mi ascoltano, sono perfettamente consapevoli di come la professione ovunque svolta sia cambiata e si sia arricchita di funzioni, di ruoli, di competenze che hanno portato il farmacista in una posizione sempre più centrale nell'ambito dell'architettura del Servizio Sanitario Nazionale. Indubbiamente questa evoluzione di ruoli e di competenze, si pensi all'esecuzione dei tamponi, ai test per la diagnosi precoce di alcune patologie, al prelevamento di campione biologico
alla somministrazione dei vaccini antinfluenzali e per Covid. Diciamo che sono attività straordinariamente importanti e decisore politico in tutte le regioni d'Italia, ma soprattutto a livello parlamentare di governo, hanno avuto contezza di come e quanto il farmacista e la farmacia abbiano sostenuto, qualche volta anche vicariato, le temporanee difficoltà e criticità del servizio sanitario. Tutto questo indubbiamente impone un adeguamento costante del patrimonio delle competenze che noi facciamo, come per esempio Fondazione Cannavò, come braccio operativo della Federazione degli Ordini sul versante formativo. Ma poi c'è una formazione, quella per così dire più importante, quella che ha efficacia abilitante, che è la formazione universitaria. E quindi noi da tempo auspicavamo una riforma dei curricula universitari l'LM13, che è la classe di laurea di riferimento, oggi ha traguardato un risultato molto importante che tiene conto di questi aspetti. E proprio su questi temi destiniamo un momento di approfondimento, perché ad ogni nuovo compito che il farmacista svolge in ossequio anche al processo rapidissimo del quadro normativo di riferimento corrisponda un adeguato patrimonio di competenze. È un tema particolarmente rilevante che formerà oggetto di qui in avanti di riflessioni, di approfondimenti in termini anche poi attuativi delle più recenti disposizioni che disciplinano questa materia, in un rapporto efficace di collaborazione che prosegue proficua fra la componente professionale e quella accademica. Perfetto, questi quindi saranno solo due dei numerosi invece appuntamenti che ci saranno a partire da giovedì, come le diceva, dal 20 al 22 ottobre. Quindi ricordo appunto a tutti quelli che ci seguono ancora l'appuntamento con Farmacista Più dal 20 al 22 ottobre. Ringrazio il senatore Lettieri per aver fatto il punto di quella che sarà l'edizione di quest'anno. Grazie a voi e in bocca al lupo per tutto. Speriamo che vada bene, soprattutto di dare una linea di indirizzo, di incoraggiamento ai farmacisti italiani anche in una contingenza particolarmente rilevante, nella quale non sono assolutamente estranei anche i profili di natura economica derivanti dai temi che sono oggi nella discussione diffusa, tanto a livello sociale che politico. La crisi energetica e la guerra credo che rappresentano due temi che incidono anche sull'andamento del nostro impegno e che i farmacisti ogni giorno vivono in modo anche particolarmente impegnato e non senza difficoltà. È vero. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a voi, buon proseguimento.